Chi sei? Vedo, signore, ma lei come si chiama? Era quello di prima. Ah, signore con i capelli ricci. Cosa vuole da me? Io sto lavorando. Cosa vuole, signor Riccio? Io mi chiamo Riccio. Ha detto che hai 33 anni? Ah, beh sì, dalla barba, sì. E di dov'è lei? Da dove viene? Io? Da Roma. Viene da Roma? E che cosa sei venuto a fare qui? Dovrei... No. Ciao. Cosa sei venuto a fare qui? Sono venuto a fare? A dirti una cosa. Dimmela. Questa cosa. Ma che ti serve una parrucca? Per tu capelli? No. Ma tu sei venuto da Roma per parlarmi di che cosa? Di una cosa. Allora. Mettiti più là. Io, praticamente, tanto fa, non sai cosa facevo? Facevo un lavoro. Poi ho finito. E sono andato a lavorare in un'altra parte. Ho visto che non sono riuscito a lavorare da quella parte. Dimmi la stessa cosa. Una cosa, che domani a Roma ci sarà una festa. Ah, una festa di chi? Una festa con figli di Roma. Per tutti? Posso venire anch'io? Sì. Va bene, signore. Magari può partire oggi. Ma lei. Sì, ma lei come ha fatto ad entrare in casa mia? Come è entrato? Chi l'ha fatto entrare? Io sto lavorando in casa mia. Lei come è entrato? Fino a qui. Ho trovato la porta mezza aperta un giorno. Ho trovato aperta, sono entrato, poi ci sono andato e sono entrato qui. Va bene. Ora ho da fare, signore. Allora, domani vado alla festa. Va bene, grazie. Arrivederci. A domani. A domani. E tu chi sei? Mamma mia, tu chi sei? È quello arcobaleno. Signor arcobaleno, ma non vedete che sto lavorando? Che cosa sei venuto a fare qui? Per dirti che dopo domani, di sera, e devo dire il pomeriggio, sì. Su Marte c'è una festa. Su Marte. Sì, dopo domani. E quindi che facciamo? Andiamo su Marte? Certo che voglio vedere, ma di tutti i tipi? Sì. No. Va bene, verrò. Arrivederci. Buonasera. Ciao Gaia, senti, ma io qui ricevo delle visite strane. Signore arcobaleno, poi è arrivato un signore con la barba che è venuto da Roma a parlarmi di una festa che ci sarà a Roma. Senti, ma li conosci tu, questi personaggi? No. E come l'ha fatto entrare? Non lo so, sinceramente. Poi fare attenzione a chiudere le porte, qui arrivano veramente... Ma l'altro giorno, quando l'ha lasciato aperto, mi sa che i miei si sono... Quindi è colpa di mamma. Mamma, per favore, chiudi bene le porte. Che qui entrano dei personaggi assurdi. Ma magari ci vedranno delle mamme. Certo. Fammi vedere questa carta. Ciao, Gigi. Ciao. Mamma mia, chi sei tu? Che brutto questo personaggio. Senta, ma lei chi è? Ma di prima quando? Prima era venuto. Ah, questa mattina. Sì, ma lei è il signor Nasuto?
con quel naso gigante. Come si chiama? Ah, signor Palloncino. Bene. Che con questi dentoni e un nasone grande. Ma lei che cosa vuole da me? Tieni, il dito che esce dal naso. Come mai? Questo dito che esce dal naso. Quanto è brutto questo personaggio. Ma che cosa vuole da me? Che vuoi tu da me? Questa è casa mia. Come casa tua? Io sto lavorando qui, sono a casa mia. Lei è entrata. Il gatto? È mia la gatta che dirige, per favore. Non la tocchi, non la mangi. No, no, io non mangio gatti. Dimmi soltanto, come si chiama? Si chiama Silver. Quanti anni ha? No, a pochi mesi, a 3 mesi. Ok. Ma è maschio o femmina? È femmina. Ok. Ma tu hai soltanto quella di gatta? Sì, poi ho una bambina che si chiama Gaia, piccola. Senta, ma sono finiti i personaggi o ce ne sono altri? Quali personaggi? Che vengono a farmi visita. Ma ci stanno anche altre persone? Ah, che ne so, me lo chiedo. Non sto chiedendo. Va bene, arrivederci. Vada via, signor Palloncino, adesso. Ah, beh, eh sì, intanto qui ormai passano tutti. Chi è arrivato questa volta? Chi sei? Io sono. Luana, lo conosci questo personaggio qui? Allora... Signor Baffuto. Signor Baffuto, senta, ma lei per caso l'ho già vista da qualche parte, non sa. Saprei, tu lo conosci questo signor Baffuto? Signor Baffuto, è bellissimo questo signor Baffuto. Allora, signor Baffuto, io sto lavorando e lei è entrato qui nel mio ufficio. Cosa si deve dire? Cosa si deve dire? Cosa si deve dire? No, non mi dice niente. Ma che bei baffi che ha, signor Baffuto, per questo che si chiama signor Baffuto, perché ha dei baffi così folti e importanti. Quindi? Io sono il signore dell'hotel, comunque. Quale hotel? Questa è una casa. Voi di un hotel? È venuto qui a casa. Che sta a Marte? Su Marte. C'è un albergo su Marte in cui ci sono questi signori con i baffi molto pronunciati. E dalla testa col cappello rosso. Un fez. Ah, ecco, un cappello. Un cappello. Cappello marziano. Ora comunque, signore, domani ci sarà su Marte la sfilata degli gatti. Ah, dei gatti marziani. E quindi? Ci potrei venire? Io? Verrò domani, a che ora? Di notte. Di notte? Va bene, io domani sera, dopo cena, parto e vado su Marte. Okay. Arrivederci, grazie di venire. Quindi allora devo... Ma domani mi hanno anche invitato a una festa a Roma, che faccio? Vado alla festa di Roma o alla festa dei gatti su Marte? Non lo so, perché hanno detto che quella a Roma è alle 7, mentre quella su Marte è... Dopo. Ah, è di lunedì. Va bene, infatti domani. Ah, non l'altro, quindi non è domani, quest'altro settimana. Poi su Marte ci sono orari diversi. Ha ragione. Arrivederci, ci vediamo. Certo, ha ragione. Io vado, poi si vedrà. Quando ci sarà, ci sarà. Va bene. Grazie, arrivederci. Che succede? Ma chi è questo? Ma
con i capelli grigi. Ma che sei? Si metta lì, scusi, io qui sto lavorando. Si metta un po' più giù. Ecco qui, per esempio. E chi è lei? Ah, un altro marziano. I baffi, a quanto pare. Allora, senta, io domani dovrei andare alla festa dei gatti su Marte, ma ancora non ho ben capito come posso andare, come potrò andare su Marte, come mi reco su Marte, io non ho un razzo spaziale. Esiste... Ma come io credevo che tutti gli abitanti di Marte avessero i baffi. Aspettate qui, signore. Sì, tutti ce l'hanno i baffi. E allora perché lei se li tolti? Perché le tratti in Italia? Ah, poi ricrescono subito su Marte. Tanto appena vado su Marte mi ricrescono. Sì, senta, che cosa volevo dire? Come faccio ad andare su Marte? Perché c'è anche la mia figliola Gaia che vuole venire su Marte. Ok, allora la porto su. Allora... Mi servirà un razzo spaziale o c'è una porta segreta come quella del... come si chiama? Il Ciuschi di Doraemon che si apre una porta. Segreta. Aspetta che mi tolgo un attimo il cappello di Marte. Allora, tu ce l'hai il cappello di Marte? No. Ah, basta avere il cappello di Marte per andare su Marte? Io mi metto questo e automaticamente... Tu ce l'hai questo? No, non ce l'ho, no, questo cappello. Tanto che noi ne abbiamo tanti altri. Va bene. Grazie. Dopo che così divento anch'io un abitante di Marte. Sì, dopo che ce lo diamo, dovrei soltanto fare una cosa. Sì? Allora, puoi fare una cosa che ho io di Marte. Tu porti una cosa magica di Marte. Tutti ce l'hanno, quindi ce l'avrei anche tu. E poi potrei sempre ritornare su Marte. Ma con quell'oggetto mi trasporterà su Marte. Sì. Ah, ok, okay, grazie. Arrivederci. Oh. Ma signor Palloncino, io ho da fare. Mi sto preparando per andare su Marte. Anche lei, signor Palloncino, di Marte? Sì, da oggi sì. Ah, e allora andiamo tutti su Marte? Io ormai ci vivo su Marte. Ah, e come ci si sta su Marte? Si vive bene? Mi spiega un attimino com'è il paesaggio, che cosa si fa durante le giornate, come si passa il tempo su Marte? Bene, ci saranno molte case. Molte case. Ci saranno delle case anche lì. Ah. Quindi le puoi, magari le puoi comprare una. Vabbè, ma il tempo com'è? Lì fa freddo, fa caldo. No, si sta bene. Si sta bene? Non piove mai. Non piove mai? C'è tanto sole? Sì. Ah. Si può sempre uscire. Ma c'è il mare, l'acqua? Sì. Ah, si può respirare l'aria pulita, buona. C'è ossigeno. E ci sono animali? Ma gli animali sono come quelli che abbiamo qui sulla Terra o sono diversi? Sono diversi. Davvero? E per esempio, che animali ci sono? Te lo disegnerò, guarda. Te lo disegnerò un altro mio amico, ok? Va bene, ma... Vabbè, ma non puoi descrivermi senza disegnare, per esempio, che ne so. Allora, praticamente, che animale ti posso spiegare? Non lo so, io non li conosco. Dimmene uno. Che ti fa? Ci sono i gatti? Sì. Allora ci sono gli stessi animali. Sì, sono gli stessi animali. Ma ah, c'è uno zoo su Marte. Come si chiama la città dove vivi tu su Marte? Dove viviamo tutti noi? Sì. La città si chiama Marte, anche la città. Anche la città si chiama Marte, originale come nome, bene. Mi sembra giusto. E un animale tipico che non c'è qui ma si trova solo su Marte, me lo puoi dire? Per esempio? È una cosa magica. Un animale magico? Non è un coniglio. Non è un coniglio. Non è un gatto. No, non è un corvo, non è una cosa bellissima. Che non c'è mai stato. Non sono neanche dinosauri. Ma la coda. Guarda, allora, te lo spiego. Hai detto
i denti e le nasce da coniglio. E è colore red cucalino. Va bene. Sono curiosissimo, voglio partire subito alla scoperta del pianeta Marte, dei suoi abitanti e di questi animali che sono veramente speciali. Sicuramente sì. Un animale qui di Marte. Certo. Va bene, aspetto allora, lo vado a prendere uno, eh? Me lo porti qui. Sì, lo vado a prendere da sì, me. Sì, sì. Grazie. Vorrei prendere un caffè? Un caffè? E lo facciamo su Marte, uguale. Ci mettiamo l'acqua, il caffè e viene fuori il caffè. Ma su Marte lo facciamo? E come lo fate? Allora, noi ci mettiamo. È buonissimo. Ci mettiamo un pelo di quel animale. Ah, nella razzina. Crescono subito. O appena ne cade uno, cresce. Bene. Ci metti il pelo di quell'animale. Venga qui a spiegarlo, venga qui che non sento bene. Allora, lei vuole un caffè. Allora, il caffè su Marte te lo fate voi su Marte? Allora ci mettiamo un po' di peli di quell'animale, acqua, un po' di pelo magico, e poi è pronto. Quindi niente caffè? No. C'è il tè. Un caffè però c'è il tè. Sì, si chiama caffè. E ci sono i peli di animali. Però non si chiama proprio caffè, ma si chiama caffè. Caffè. E non ti restano un po' di peli qui in gola quando lo mandi giù? Il caffè? No, perché poi vengono tritati quei peli e non si sente più. Ah, va bene, grazie signor Palloncino, arrivederci. Ma un giorno non te lo porto questo caffè. Grazie, va bene così, grazie, arrivederci. Che cosa vuoi, Palloncino? All'animale da cui si ricava il caffè. Con i peli, con i baffi di questo animale si ricava il caffè. Sì. Bene, grazie. Dalle orecchie. Dalle che? Va bene, grazie, arrivederci.